Oggi presenta il suo libro La nascita della Marina Italiana. Quando si parla di Marina Militare Italiana, non pensare alla Spezia è quasi impossibile. Certamente, certamente. Tra l'altro l'anno scorso, qualche anno fa erano 150 anni dalla nascita, diciamo, dello Stato Unitario Italiano. Adesso purtroppo questo libro è uscito con qualche anno di ritardo perché per cause editoriali dell'editore. Comunque sia, io appena possibile ho voluto presentarlo qua alla Spezia, appunto perché non solo rispecchia un episodio, la nascita della Marina Militare, un episodio legato alla vita militare, alla storia militare, ma perché è molto importante in questo anniversario di 150 anni dell'Unità d'Italia, vuole essere, diciamo, un revival di come eravamo noi, perché in fondo sono passati 150 anni, ma i nostri antenati non è che erano molto diversi da adesso. Quando noi vediamo i politici italiani che si accapignano per delle questioni e poi alla fine legati al loro cadreghino, ai loro interessi, piccoli interessi, vediamo che già 150 anni fa i nostri avi italiani, oltre a queste grandi idealità che c'erano comunque, però erano legati al loro piccolo interesse gattopardesco, no? Noi dobbiamo cercare prima di tutto di sistemare noi e la nostra famiglia, e questa è l'importanza. Cioè, anche chi non è legato alla storia militare dice: perché devo comprare un libro cose militari? Magari a me non interessano le cose militari perché non è più di moda, purtroppo, anche a Spezia non è più di moda, ma noi siamo figli di della storia, noi siamo figli di quello che i nostri antenati, di quello che i nostri avi hanno fatto. Per cui noi dobbiamo conoscere la storia in questo senso, perché la storia ci insegna di quello che hanno fatto loro e che continuiamo a fare ancora noi. La Spezia 1916, la città colpita, è il suo ultimo libro, dove racconta appunto della Spezia sotto le bombe della Prima Guerra Mondiale. Sì, certo, la città colpita perché c'è l'incidente di Pagliari e poi il primo bombardamento, ma soprattutto c'è la percezione della guerra, che la guerra è vicina, e questo succede perché a San Giuseppe, quando tradizionalmente la gente può andare a visitare l'arsenale, non è permesso l'accesso per motivi di sicurezza. In questo modo la popolazione spezzina ha la percezione del fatto che è in guerra. Non che prima non se ne fossero accorti e non lo sapessero, ma il fronte era lontano. Adesso invece si accorgono che sono sulla linea del fuoco anche loro.